l'Ucraina ha perso la guerra, la fine della guerra coinciderà con la fine dell'Ucraina, l'Ucraina sarà smembrata, Zelensky sarà schiacciato e umiliato, sarà costretto a accettare le condizioni di Putin. Questo nella ipotesi migliore. La prospettiva pessimistica è l'uso delle armi nucleari contro l'Ucraina, quindi l'alternativa potrebbe essere che la NATO, per scongiurare questo esito catastrofico, crei una catastrofe ancora più grande con l'invio delle truppe o magari colpendo direttamente il territorio russo. La risposta della Russia sarebbero le testate nucleari contro l'Ucraina. Comunque l'Ucraina è spacciata, non ha via di scampo, in un modo o nell'altro verrà semidistrutta e la Russia prevarrà. Non esiste nessun dato, nessun documento che induca a ritenere che la Russia voglia andare oltre l'Ucraina. E di contro esiste una messe di fatti, di documenti che dimostrano che la Russia non abbia alcuna intenzione di andare oltre l'Ucraina. Se lei guarda anche la strategia incrementale che Putin ha utilizzato in Ucraina, il mio discorso diventa chiaro. Putin ha iniziato con 180.000 soldati e un po' alla volta è arrivato a 617.000 soldati. Se avesse avuto intenzione di conquistare l'Ucraina per conquistare altri paesi, avrebbe sfondato il fronte con 1,5 milioni di soldati. Questa non è una prospettiva nemmeno credibile, perché io non credo che la Russia abbia la forza di invadere un paese che resiste tenacemente, occuparlo completamente per poi investire risorse nell'occupazione di un altro paese. È una sciocchezza talmente grande quella di pensare che la Russia voglia invadere la Polonia. Lei riesce a immaginare che i russi hanno già così tante difficoltà a combattere la guerra in Ucraina, poi avranno il problema di mantenere quei territori, perché la tragedia ucraina durerà a lungo, e la Russia che cosa dovrebbe fare? Investire 1,5 milioni di soldati per entrare in Polonia, per mantenere le truppe in Polonia? Cioè è un'idea talmente stupida che desta impressione che qualcuno possa proporla nel dibattito pubblico. In tutto questo il governo italiano, sia fronte ucraino e fronte palestinese, come si sta muovendo? Che idea ha lei? In questo momento l'Italia è un paese senza politica estera, il nostro è un paese completamente asservito alle politiche della Casa Bianca, anche qui una documentazione esorbitante lo dimostra. Noi non abbiamo un ministro della difesa, in questo momento il ministero della difesa è gestito direttamente da Biden. Il nostro ministro della difesa si limita semplicemente ad eseguire le indicazioni che riceve dalla Casa Bianca, punto e basta. E lo dimostra anche, vede, essendo uno studioso devo documentare quello che dico, lo dimostra il caso degli Storm Shadow, questi missili che l'Italia adesso ha dato a Zelensky, che sono in grado di colpire in profondità il territorio russo. Guido Crosetto, il ministro della difesa, aveva assicurato che mai avrebbe dato questo tipo di missili, Biden gli ha chiesto di darli, li ha consegnati.